state? Sì. Giuro, non si mette silenzioso. Spiegati. Allora, dicevamo, dopo il primo incontro di mediazione, inteso come incontro informativo, avvio della mediazione, primo incontro di mediazione. Terminato alle 7 di sera, l'avvocato della parte istante, finito proprio l'incontro, ci stavamo vestendo, chi detta così sembrava. Un abbigliamento l'avvocato del convenuto Iden si stava vestendo. Per questo che abbiamo chiusure positive così alte. 88% di accordi ma sono un caso. Ritorniamo un attimo serio, lo so che hai iniziato tu. Hai iniziato io. Ma poi noi in prima fila abbiamo anche questa corda. Sì, è vero. Comunque, avvocato dell'istante che dice al collega, quindi dell'avvocato del convenuto, sì, lei vada che noi abbiamo i nostri affari da vedere con i mediatori. Avrei ammazzato il collega dell'istante, perché giustamente sul momento lui, il collega del convenuto, non ha detto più di tanto, se non che, visto che poi è una mediazione che si è un po' incrinata per altre questioni, all'incontro dell'altro giorno si è presentato dicendo: e comunque i mediatori non sono terze imparziali, violano, mi ha portato questo articolo, mi ha portato il nostro codice etico, perché il collega dell'istante ha detto che avevate i vostri affari. Il collega dell'istante altro che non si riferiva ad un'altra mediazione. E quindi io giustamente ho ribattuto dicendo: abbiamo un'altra mediazione in corso, non avrebbe dovuto parlarne, ma voleva semplicemente notiziarci di come stava proseguendo al di fuori, non ricordo esattamente, comunque erano dei dati tecnici, però per farvi capire che anche quel comportamento ha contribuito ad aggravare una situazione già incrinata ma per altri piani. E quindi il collega, appunto l'avvocato dell'istante, ha commesso una disattenzione perché si è un po' bruciato con le sue mani, e noi mediatori abbiamo dovuto fare un'ora e mezza dell'incontro, quando avremmo dovuto parlare di altre questioni, a chiarire questi aspetti, perché effettivamente se noi avessimo degli affari come è passato con il collega dell'istante, sì che avremmo questo rapporto di confidenza, familiarità, eccetera, eccetera, e avrebbe tutto il diritto a quel punto, e avrebbe anche la facoltà di fare un esposto a me, perché il collega, l'altro collega mediatore non è avvocato. Io, pur essendo in quel caso mediatore, sono avvocato, e se volevo fare un esposto perché avrebbe potuto anche farlo. Poi, per carità, ci si confronta, ci si spiega, e la situazione è ritornata un po' nei ranghi. Però ha contribuito sicuramente ad intesire una situazione che era già intesita fin da subito. E quindi, insomma, anche questo, quando si è in un procedimento di mediazione, si è avvocato, bisogna tenere presente proprio quello che vi ho detto, nell'ottica della buona riuscita del procedimento. Non bisogna sempre necessariamente far vedere che si è più bravi, far vedere che si conosce il mediatore, che si conosce l'organismo. No, perché tanto comunque il mediatore sa che cosa deve fare, come deve condurre la procedura, ed è brutto dirsi, o anzi è bello dirsi, l'avvocato si deve affidare al mediatore e quindi non ha bisogno di mettere in atto questi mezzucci, perché sicuramente l'avvocato dell'istante voleva far vedere: qua io so come muovermi, tu no. Cioè è passato un po' quel concetto, e non va bene, perché ovviamente si rischia di minare la terzietà, l'imparzialità che noi tanto vogliamo tutelare, e la neutralità, proprio perché ce l'abbiamo nel regolamento di procedura e nel codice etico. Tra l'altro, tutte queste condotte, non le avevo indicate le sanzioni, però me le sono appuntate io, la violazione di queste condotte comporta la censura o addirittura, nei casi più gravi, la sospensione fino a un anno dall'esercizio della professione.
Infatti io onestamente non mi ricordavo le sanzioni da quando ho dato l'esame di Stato che si studia la deontologia, e leggerle effettivamente dico, però se dovesse essere fatto un esposto, dovesse trovare accoglimento, le sanzioni non sono così tanto una passeggiata effettivamente guardandole dal codice. E quindi insomma, anche comunque dobbiamo rilevare che i legami, l'imparzialità deve essere soprattutto mantenuta nei riguardi delle parti. Quindi l'avvocato che venga a dire sì, ma vi conoscete professionalmente, è normale, negli ordini a busto, quando andate a fare le mediazioni all'ordine di conciliazione, non conoscete tutti, il mediatore avvocato non l'avete visto alla bottega bere il caffè dagli ufficiali giudiziari in coda? E quindi vorrebbe dire che tutte le mediazioni dell'ordine forense sarebbero affette da non da parzialità, non terzietà? In realtà sì, cioè nel senso questo tema è stato risolto quando l'articolo 14 del DM 139 che aveva introdotto l'impossibilità di degli avvocati che svolgevano dei mediatori che svolgevano attività di mediazione presso un organismo di essere anche patrocinatori di mediazioni presso il medesimo organismo, avrei fatto implodere tutti gli organismi forensi. Quindi, così come è stato introdotto, l'articolo poi è stato dal Consiglio di Stato cassato. Questo però, in realtà, l'introduzione e il passo indietro la dice lunga sull'interpretazione. Cioè, l'imparzialità è del mediatore con le parti, punto. Non può essere diversamente. È chiaro che è possibile che tutti gli altri soggetti abbiano avuto rapporti professionali tra di loro in altri contesti, e soprattutto la norma del decreto 28 prevede, e questo è un aspetto importante, che non è ai più noto, che i criteri di imparzialità siano disciplinati dal regolamento dell'organismo. Pertanto ogni organismo potrebbe fissare criteri di imparzialità differenti. La fortuna vuole che la maggior parte degli organismi si attiene ai medesimi criteri degli organismi forensi, e quindi è molto difficile che all'interno di un organismo di azione privato o camerale ci siano criteri differenti. Però partendo dal presupposto che la norma stabilisce che il criterio debba essere disciplinato nel regolamento, e che l'articolo 14 del DM 139 è un articolo che è stato abrogato così per come era stato novellato, perché è stato introdotto. Il tema è un tema da regolamento, pertanto se il regolamento approvato dal Ministero prevede determinati criteri di imparzialità, il regolamento è accettato dalle parti, quindi sono tutte discussioni che rischiano di spostarsi sul codice deontologico.